Siamo qui con Alessandro Chiocchia, una delle giovani promesse presentate nel corso di Todi Festival. Allora Alessandro, sappiamo che tu sei un esperto e un conoscitore di Carmelo Bene, un drammaturgo nonché anche definito filosofo non molto conosciuto in Italia. Da dove parte il tuo amore e la tua passione per Carmelo Bene? Parte dagli anni dell'università. Io quando facevo l'università a Perugia scelsi di fare la tesi di laurea proprio su di lui. Era morto da poco tempo, proposi al mio professore di fare una tesi su Carmelo Bene, anzi sul cinema di Carmelo Bene per essere precisi. Lui accettò questa mia proposta, quindi feci la tesi di laurea sul cinema di Carmelo Bene, e da lì è iniziato questo viaggio all'interno di questa nebulosa del mondo della cultura italiana, questo un personaggio estremamente complesso e variegato che ha regalato stralci di grande bellezza estetica ed artistica al mondo della cultura italiana, non solo teatrale in senso stretto, ma in senso generale. E quindi questa conferenza la sto portando un po' in giro, perché nel suo piccolo vuole fare in modo che il ricordo di Carmelo Bene non si appanni, rimanga il più vivo possibile. Ecco, parliamo proprio della tua conferenza. Stai cercando di portarla in giro per l'Italia proprio per far conoscere meglio Carmelo Bene. Come si chiama e di cosa parli nella tua conferenza? Il titolo è abbastanza lungo, purtroppo. Si chiama Qualis Artifex Pereo, evento in ricordo di Carmelo Bene a 10 più 1 anni dalla sua scomparsa. Dunque, Qualis Artifex Pereo, che è il titolo vero e proprio della conferenza, è latino, significa che grande artista che muore con me. E pare che sia stata la frase pronunciata dall'imperatore Nerone in punto di morte, e io l'ho scelta come titolo della conferenza proprio perché si parla di un grande artista che purtroppo è scomparso a 10 più 1 anni, perché sono passati 11 anni dalla morte di Carmelo Bene. Quella conferenza è nata l'anno scorso nel decennale, e adesso sto cercando di portarla in giro per l'Italia per appunto farlo conoscere il più possibile, questo personaggio. Quale aspetto del poliedrico Carmelo Bene tu ammiri di più? Cosa ti piace di più del personaggio? Ma innanzitutto, diciamo che nella conferenza parlo un po' di tutto, parlo della sua attività teatrale, di quella cinematografica, anche del personaggio in sé. Ma io ammiro molto la sua strepitosa bravura attoriale, soprattutto per quanto riguarda il lavoro che lui faceva sulla voce. Poi amo molto il suo essere, come comunque sia, potremmo dire, abrasivo, cioè l'arte, la cultura, l'arte che lui faceva facendo teatro e facendo cinema, il suo cinema erano forme artistiche non consolatorie, non tranquille, che pretendevano sempre da parte dello spettatore un essere vigili continuo, ed erano appunto delle forme d'arte che aggredivano lo spettatore scombussolandolo e lasciandolo un po' appunto così, un po' scombussolato. È questo che mi piace anche di lui, questo suo essere così appunto abrasivo nei confronti del pubblico. Il non voler, non permettere al pubblico, diciamo così, di riposarsi, di avere un atteggiamento troppo rilassato e anche forse anche un po' menefreghista, diciamo così, nei confronti della sua arte. Amo molto questa sua forza eversiva in campo artistico, questo voler essere appunto comunque un altrove, voler essere un altrove, in un altro posto, voler sempre fare le cose come diceva lui, con i presupposti che voleva lui, sia artistici che culturali. E poi un'altra cosa che mi piace molto è che io trovo che Carmelo Bene abbia anche una componente umoristica, cioè le cose che faceva lui a teatro, al cinema, sono talmente assurde e surreali in alcuni casi che sono divertenti. Poi un'altra cosa che mi piace è questa
estrema inventività, si dice? Inventività creativa. Queste soluzioni che lui si inventava sia nel teatro che nel cinema, sia di sceneggiatura, di scenografia, di costumi, di testo, che sono fantastiche e estremamente stimolanti. È magari è un teatro e un cinema, non per tutti, bisogna essere un po' avere un po' le spalle un po' larghe per sopportare appunto i cazzotti che arrivano dal cinema, dal teatro di Carmelo Bene, però vi assicuro che se uno entra nel cortocircuito di Carmelo Bene troverà degli stimoli, degli spunti, degli input culturali in senso lato che lo ripagheranno sicuramente, lo ripagheranno sicuramente e bisogna entrarci, bisogna un attimo farsi forza e entrare in questo ginepraio che comunque è un ginepraio che porta delle conseguenze, porta dei frutti bellissimi. A tal proposito, come lo vedi un po' di Carmelo Bene, magari in una prossima edizione del Todi Festival, in teatro? Ah, bella domanda. Semmai, non so, in teatro è dura, perché lui dal punto di vista teatrale è stato veramente un unicum, quindi non può essere neanche replicabile. Gli addetti ai lavori dicono che lui non ha neanche lasciato eredi dal punto di vista attoriale. C'è un'attrice che si chiama Ermanna Montanari, molto molto brava, che qualche anno fa ha avuto un premio proprio dedicato a Carmelo Bene, perché dicono che sia l'unica in Italia che riesce a inserirsi nel discorso che faceva Carmelo Bene sul lavoro della voce dell'attore. Ma lui in campo teatrale non ha lasciato veri e propri eredi, anche perché non ha fatto scuola. Discorso diverso per il discorso cinematografico, magari non lo so, adesso la butto là, una retrospettiva dedicata ai film di Carmelo Bene, perché lui ha fatto 5 film da regista, da attore, da protagonista, quindi magari dare spazio, magari in una sezione parallela, sezione un po' notturna, perché si presta un po', no? Le ore notturne si prestano al cinema di Carmelo Bene, magari dare spazio a una retrospettiva dedicata ai suoi film, oppure alla proiezione dei suoi spettacoli più famosi, quelli che faceva per la Rai, ad esempio. Potrebbe essere interessante, perché comunque sono delle esperienze, assolutamente. E sicuramente si trova il pubblico, magari non foltissimo, ma sicuramente gli estimatori e gli amanti si trovano, in Italia come all'estero. Lui c'è da dire che era un po' più conosciuto all'estero. Io studiando, leggendo, chiedendo in giro, ho scoperto che per esempio in Francia era molto noto, gli facevano, quando lui andava a fare le tournée teatrali in Francia, gli facevano proprio gli articoloni sui giornali con i titoli, Carmelo Bene arriva, e c'erano molti intellettuali francesi importanti che lo stimavano, lo ammiravano, come ad esempio il filosofo Gilles Deleuze, lo psicoanalista Jacques Lacan, tutte persone che lo ammiravano molto. Anche in Italia ha avuto estimatori, lui ha avuto estimatori importanti in Alberto Moravia, in Flaiano, quindi c'è sempre stato chi l'ha apprezzato. Magari in Italia passa un po' in sordina, perché comunque sia lui sconta, tra virgolette, questa sua estrema complessità delle sue opere, della sua opera, e forse sconta anche un po' il suo essere personaggio, perché lui aveva uno straordinario amore per il paradosso e per la provocazione anche molto violenta, e quindi questo forse ha offuscato la sua produzione artistica, cioè si tende più a pensarlo come un provocatore pazzoide che non un artista. Ma vi assicuro che entrando nel suo mondo ne vale la pena, assolutamente. Poi è divertente, io l'ho detto, ci sono delle soluzioni nei suoi film che sono fantastiche, sono talmente assurde, talmente iconoclastiche, che sono meravigliose. Anche questa è una cosa che mi piace di lui, l'estrema iconoclastia in campo teatrale e cinematografico. Lui non aveva paura di contestare, anzi tutt'altro, contestava i testi, contestava gli autori, contestava la figura magari del regista, dell'attore, contestava tutto, però questa contestazione ha portato, non è solo critica distruttiva, ha portato a delle soluzioni fantastiche, esagerate, interessantissime. Sappiamo che nella preparazione della conferenza non sei stato da solo, giusto? Infatti, io devo sempre ringraziare il mio amico Paolo Antonio Manetti, che tra l'altro prossimamente sarà ospite della sezione Giovani Promesse del Todi Festival,
Lui ha un centro socioculturale che si chiama Bottegart in un paese dell'Umbria che si chiama Acquasparta, che è il centro che idea e produce la mia conferenza. Fu Paolo che appunto l'anno scorso mi propose di fare questa conferenza presso lui, perché lui sapeva che ero amante di Carmelo Bene, e mi disse: senti, io ho questo centro di produzione socioculturale, vieni, perché non vieni a farmi la conferenza da me? Io gli dissi ok, accettai, e da quel momento la conferenza non è stata un unicum. La sto cercando, appunto, anche grazie al suo appoggio produttivo, eccetera, lo sto cercando di portarla in giro il più possibile. Ci sto provando, quindi è comunque una produzione, ideazione e produzione Bottegart di Acquasparta questa conferenza. Va bene, ringraziamo Alessandro Chiocchia sia per l'intervista sia per averci incuriosito sicuramente verso il mondo di Carmelo Bene. Io ringrazio voi, ringrazio il Todi Festival, ringrazio Silvano Spada per lo spazio che mi hanno concesso, e li ringrazio tantissimo, e niente, grazie a tutti.